Troppo potente del spagnolo, può recuperare allora il Bassano con Paul Galbas. Dicevamo di Amato che è tornato quest'anno a Bassano dove era già stato, e Amato che è stato anche protagonista dell'ultimo successo. Intanto la conclusione di Marcoi dalla distanza che fulmina Grimaldi, il Bassano è in vantaggio al settimo minuto, fiammata di Marcoi da giocare. 14:30 all'intervallo, Bassano avanti 1-0, decide per adesso il quindicesimo centro in campionato di Marcoi. Cancela, attaccato da Cinquini, anche loro compagni a Forte di Marmi. Qua Amato in due tempi, dopo la prima respinta di Grimaldi, il tapin vincente di Samuel Amato davanti a molto. Lodica adesso prova a mettere lì il Bassano in questo finale di tempo, grande azione di Cinquini che poi si allarga troppo, non c'è il tocco secondo il signor Rondina. Compagno va via bene, Compagno l'alza, magia di Checco di Compagno, magia di Checco Compagno che come d'incanto la riapre. Ad avere superiorità Cinquini, Cinquini per Compagno, pallina deviata che esce male, spreca questo potenziale 3 contro 2 il Lodi. Maria attacca con Torner per il Luzzi che la mette ancora, il mio capitano, la mette sempre il mio capitano, 2:37 dal termine del Sela contro Vale Grimaldi. Cancela va, si allarga tutto sulla destra e poi la mette sotto il sette opposto a 1:35 dal termine a Torner. Riporta avanti il Bassano a 1:30 dal termine del primo tempo. Qua Mendez recupera una buona palla, Mendez e Jordi gol! Dopo aver recuperato una grande palla su Marcoi. I due che si conoscono benissimo. Può partire, dice Chelsea, Compagno contro Mattia, lo sfida, si allarga e palla che... Quindi 45 secondi al termine del primo tempo, Mendez per Compagno addosso a Amato, poi bravo però Compagno a tenerla viva, Mendez entra in area, Mendez, ancora Jordi gol, stavolta dalla destra, è entrato sulla superiorità numerica a Cinquini, gli applausi della panchina lodigiana per lui e poi Mendez scarica dietro per Checco Compagno, Cancela pronto a rientrare nelle fila del Bassano, qua il Luzzi per Compagno, gancio contro gancio ed è 5-3 Lodi con la doppietta di come d'incanto al quarto minuto contro Grimaldi a 7:23 al termine rasoterra di Marcoi, pallina che si infila alle spalle del portiere argentino, 5-4. Poi da palla a Capitani Luzzi che non è mai una cattiva idea, il Luzzi va via a due uomini, si accentra il Luzzi, mamma mia, il mio capitano ha fatto tutto da solo, dalla tre quarti fino in porta, il gol del 6-4, il gol che ha 1:38, Mendez ancora per il Luzzi, 5 secondi alla fine, ci accompagna da solo, vediamo se va al tiro, lo prova. Ma sulla conclusione di Checco Compagno suona la sirena, il Lodi viene a capo di una partita molto difficile contro un buonissimo Ubroker Bassano, finisce 6-4 per la formazione di Pierluigi Bresciani nel primo tempo, il doppio vantaggio del Bassano con Coi e Amato.